bentornato nel mio canale. Siamo in un nuovo mese. Sei soddisfatto del mese scorso? E non importa quale sia la risposta, spero che tu abbia una sensazione migliore, un lavoro vantaggioso e una vita sana. Oggi è mercoledì 1 settembre 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Leone. Cuore in prima linea. Scendete dal pero. Oggi non ci siete con la testa, la vostra energia è tutta concentrata sul cuore. E dal momento che il cuore ha una vaga forma triangolare, un'occhiata alle stelle del giorno vi aiuterà a capire. Venere, la dea dell'amore, fortissima in bilancia, segno d'aria in sestile al vostro, che rinfocola la vostra passionalità. La luna, anch'essa in sestile, sull'altro lato rispetto a voi, in gemelli, sinonimo di disinvoltura, allegria, comunicativa. Contro di voi, si fa per dire, il vostro dirimpettaio Giove, che il cuore ve lo dilata, fino a renderlo come il vaso del Graal. Quando amate lo fate senza risparmio di forze e soprattutto senza aspettative, per il piacere di dare tutto, avvolgendo l'altro di una calda tenerezza. E la prudenza in persona, una donna guardinga, che sospetta di tutti, che non si fida. Una donna che ha nel suo passato tanta sofferenza e che potrebbe procurarvi dei problemi. Ama comandare in amore, scarica sul partner i suoi problemi. Potrebbe essere anche la vostra rivale in amore o una donna che vi insidia per possessività o gelosia. Una donna molto gelosa. Armatevi di pazienza e cercate di risolvere una questione lasciata in sospeso. Solo così potrete liberarvi da un grosso disagio. Meglio una sana dieta per voi. Ma non per dimagrire, ma negli ultimi tempi avete abusato a tavola e mangiate male e troppo velocemente. Oggi non rischierete certo di annoiarvi, avrete buone occasioni di divertirvi e di mettere a segno qualche colpo importante, ma non mancheranno di certo gli imprevisti che dovrete superare con un sorriso. Giornata molto favorevole ai single che potrebbero avere incontri nuovi e stimolanti, fate forza su tutto il vostro autocontrollo se non volete, però, che questi incontri finiscano dentro le lenzuola e basta. Aspetta prima di lanciarti in una love story che potrebbe riservarti qualche delusione di troppo. Siete dotati oggi di una buona dose di inconscienza, quel tanto che basta a mettere a repentaglio la vostra sicurezza e a affondare case sulla sabbia. Al lavoro sarai particolarmente brillante e ti troverai in perfetta sintonia con tutte le persone che ti circondano. Evita di assumere degli atteggiamenti troppo ironici. Cura la salute. Evita alcol e fumo. Bevi una tisana purificante e moderati soprattutto a pranzo. Emozioni piacevoli e tanta voglia di partire. Bene gli studi e rapporti con persone non italiane. Tenete però sotto controllo le finanze se siete nate nella terza decade. Cautela nelle spese. Purtroppo ci sono cattive notizie sul fronte dell'amore. Smettetela di riprendere per delle sciocchezze figli e partner. Iniziamo questo mese con qualche piccola incertezza e alti e bassi nel tono e nell'umore. Niente di grave, in realtà solo un po' di stanchezza e probabilmente siete ancora desiderosi di relax e di evasione dal quotidiano. Urano, nel segno per voi tecnicamente contrario del Toro, vi può chiedere di essere più presenti nell'ambiente familiare, specie se appartenete alla seconda decade. Con la luna così positiva può essere una giornata ottima in amore. Sul lavoro può nascere un'ottima collaborazione e si possono intrecciare splendidi rapporti. Potete risolvere i problemi nati negli ultimi mesi. Questa è una settimana importante che culminerà sabato e domenica con la presenza della luna nel tuo segno. Tutto quello che si fa in questo periodo non solo può essere importante ma anche foriero di buone novità. E una crescita a cui provvedono anche Mercurio e Venere in aspetto buono. Potreste permettervi di andare molto più lontano, se non aveste dei preconcetti nei confronti di alcune metodologie. Probabilmente ci sono dei momenti più difficili di altri, che vi permettono di crescere e questo è uno di quelli. Guardatevi intorno. Se osserverete profondamente, vi renderete conto che tutti provano a superare i propri limiti e che nessuno vuole restare a guardare, mentre gli altri raggiungono delle mete che potrebbero essere anche le proprie. Giornata meravigliosa, ritenetevi con ragione tra i fortunelli dello zodiaco, perché, nonostante Giove opposto, dagli altri oggi avrete soltanto consensi.
Collaborano per voi Venere e la Luna in sestile, rispettivamente nei due segni d'aria dei Gemelli e della Bilancia, dunque un vento fresco e profumato che attizza la fiamma del cuore. Rampante anche Marte in seconda casa e, a parte un filo di raucedine se insistete a girare in canotta anche nelle sere frescoline e umide di agosto, le finanze girano bene, spendete parecchio ma sapete di poter rimpolpare subito il gruzzoletto con nuovi guadagni. Amore ed Eros, amore a tutto campo, anche se siete un filo possessivi il vostro attaccamento compiace il partner, facendolo sentire ancora più amato, indispensabile alla vostra felicità. In effetti è così, avete trovato la persona perfetta, la metà del medaglione spezzato per potervi riconoscere e ricongiungere. Bellissimo parlare d'amore, abbracciarsi e perdersi l'uno nell'altro, anche ideali, progetti, viaggi e sogni sono tutti condivisi, non c'è una cosa che piace e voi e spiace all'altro o viceversa. Pace fatta anche tra fratelli. Se vi siete beccati per un'eredità seppellite l'ascia di guerra e tornate pappa e ciccia. Saturno è ostile dall'acquario oggi, ma ha una capacità di comunicare e di rendervi disponibili all'ascolto con la persona che avete accanto vi allieta la serata. Mercurio, pianeta dello scambio e dell'accordo, ospitato nel buon amico segno della Bilancia, rinforza questa attitudine odierna. Il pianeta sarà provvidenziale per darvi manforte nel rinforzare il legame sentimentale, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. La scelta di frequentare con la vostra dolce metà luoghi collegati alla cultura, all'arte, alla musica, vi regala un ulteriore momento di condivisione. Lavoro e denaro, alla grande gli affari, grazie a un interlocutore cedevole guadagnate parecchio, ma occhio a come investite. Di volponi sul mercato ce ne sono tanti, anzi troppi. Fortuna nel rapporto col pubblico che ammira la vostra gentilezza, i clienti vi adorano e con qualcuno intrecciate anche una bella amicizia. Il denaro arriva e se ne va, ma questo non è un problema per un segno con le mani bucate come il vostro, per giunta molto ottimista, quel che conta è il cuore, i soldi non fanno la felicità. Evitate di dilungarvi con discorsi infiniti. Potreste distogliere la concentrazione dal vostro lavoro e le persone, invece che apprezzare il vostro impegno, finiranno per non capire lo scopo principale. Vi avviate all'inizio del mese portando in tasca discreti risultati. Non vi preoccupate di compiacere tutti nel vostro ufficio, cosa impossibile del resto, a ottenersi. Il vostro carattere onesto e, in linea di massima, conciliante, è conosciuto e non ha motivo di essere messo in discussione. Benessere, magari allo specchio vi vedete un po' robusti, ma le rassicurazioni del partner e il vostro splendido sorriso, unito a una chioma radiosa e a una bella abbronzatura, fanno passare in secondo piano quello che qualcuno reputa un pregio, qualcun altro un difetto. Appetito robusto, ma imparate a masticare più lentamente, l'appetito si spegnerà prima, dopotutto il boccone non è il vostro peggior nemico, ma un piacere da centellinare con calma. L'energia astrale di oggi ti fa sentire vivo e aperto a nuove cose. Il miglior complemento a queste energie emotive sono una dieta facile da seguire lo Street King. Preferite alimenti leggeri come zuppe, insalate e pesce. Per lei, belle ed eleganti, se non lo siete fate di tutto per diventarlo. Sapete di avere tanti talenti per ammagliare il vostro principe, ma un aspetto piacevole è un gran bel biglietto da visita. E la chimica concorda. Per lui, interlocutore in affari dal cuore d'oro, al punto che anziché fare i propri interessi sembra tenere più ai vostri. Per fare le cose giuste vi dividerete la torta esattamente a metà. Colore delle emozioni, fragola. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.